Foresta di bambù oggi con Giappo Tour. Siamo qui ad Arashiyama con il gruppo, vi faccio vedere qui la foresta di bambù, la foresta di kimono e poi qualche altra immagine. Con Giappo Tour e il nostro amico. Comunque siamo qua con Giappo Tour. C'è un po' di gente come sempre qui, e quando è insomma, ovviamente con il turismo che è tornato ci sono tantissime persone oggi. Abbiamo anche Giacomo che ormai conoscono tutti. Dopo il video della fioritura dei ciliegi in cui non sapeva dove eravamo, ma era tutto preparato, diciamo. Anzi, dovevi rispondere come il macellaio fiorentino. Abbiamo fatto la foto in cui sembra che non ci sia nessuno, però vedete qua, veramente ci sono tantissime persone. Bello è bello anche così, però vedete quanto sono alti. Ovviamente tra qualche tempo poi vedrete anche il video della foresta di bambù di casa di Yuri vicino a Narita, che è sinceramente è più selvaggia, cioè più che altro si può entrare dentro, e quindi vedrete un video tra l'altro particolare, credo, in quel video lì. Qualche anno fa qua c'erano anche tante persone che scrivevano sui bambù. Adesso hanno messo questa copertura un po' più grossa in modo tale che le persone non possano più rovinare il bambù con le scritte. Ecco, vedete, adesso c'è un po' più di libertà, però ecco, l'affollamento è veramente importante in questo periodo qua. In ogni caso questo è uno dei luoghi ovviamente più turistici di tutta Kyoto, però insomma è uno di quei posti che quando uno viene in Giappone almeno una volta deve vedere. Ora devi ripeterlo davanti alla telecamera questa cosa. No, adesso lo fa lui, Comunque qui c'è la foresta di bambù, ormai è saltato lo schema. Dov'è Giada? Giada, eccola qua. Guardate che però... Guardate però che bello zaino che c'ha Giada. Evangelio! Lo zaino di Evangelio. Questo qui invece è un cimitero. No, è chiuso, sì. Penso che sia... No, qui forse, non lo so, c'è il cancello. No, è aperto, c'è il cancello infatti, sì. Però non si può vedere. Come c'è la foresta di bambù, c'è anche la foresta di kimono, e questo è il parallelismo, vedete, che c'è qui ad Arashiyama, appunto, tra il bambù che avete visto appunto dentro proprio la foresta e questa che è una foresta fatta tra virgolette richiamando la forma del bambù ma con dentro i tessuti del kimono. Vedete, bello che questo si trova alla fermata di Arashiyama, della Randen, che è questo treno qui dietro che adesso poi vi faccio vedere. Vedete, qui sono anche tanta gente oggi, comunque arriverà. E c'è anche qui lo specchio di Shenmue qua, che sembra il drago di Shenmue. Eccolo qui. Qui non si può passare, qui dietro vedi sempre i kimono, insomma, stessa cosa qua, che non è brutto, insomma, ecco, vedete? Bello. Adesso attraverso dall'altra parte e c'è anche un altro punto qua, appunto, con tutti i kimono. Ecco qua. Ciliegie ancora un po' in fiore, però sostanzialmente sta finendo tutto. E questo qua invece è il trenino che porta a Arashiyama, ma che riparte poi verso il centro, che si chiama Randen. Costa 2,80 euro più o meno prenderlo, si può prendere con la Suica. Ora qui è arrivato, ma di solito si esce, quando si paga si esce qui da questi macchinari. Qui sono le macchinette, qui ancora foresta di kimono, cioè. E di qua invece accanto al treno c'è la zona dove si può mangiare, sono tanti ristoranti qui fuori, ma comunque vedete qua ci sono tutti i banchini che fanno varie cose, tra cui il gyoza, il pollo fritto e altro. Poi si esce qui fuori dove c'è una quantità di gente impressionante in questi giorni. Guardate qua, questa è la strada principale di Arashiyama, eccola qua. Quindi grazie per aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto. Qua veramente tantissima gente, però comunque il posto è bello. Ci vediamo al prossimo da Giappone. Ciao ciao.